Quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto sia, di domani non v'è certezza. Nei video precedenti abbiamo parlato di Giovanni di Bicci e della nascita del potere mediceo, di Cosimo il Vecchio e della consolidazione di tale potere, e della Firenze nelle mani di Piero il Gottoso, cagionevole di salute, affiancato dalla moglie intelligente e colta Lucrezia Tornabuoni. Oggi parleremo proprio del loro figlio, Lorenzo de' Medici, conosciuto come Lorenzo il Magnifico, che è sicuramente l'esponente più noto e ammirato della dinastia Medici, che ha incarnato le virtù dell'uomo del Rinascimento, diventandone uno dei simboli più importanti. Fautore della pace e della prosperità. È stato un politico, scrittore, mecenate, poeta e umanista. Lorenzo il Magnifico nacque a Firenze, il 1 gennaio 1449, nel Palazzo Medici. Fu battezzato il 6 di quel medesimo mese, in occasione dell'Epifania. Quando nacque, la famiglia Medici era all'apice del suo potere politico nella Repubblica Fiorentina. Cosimo il Vecchio era riuscito, grazie all'enorme fortuna finanziaria del suo banco, a legare a sé numerosi politici fiorentini e col suo operato era riuscito anche a ottenere l'approvazione popolare. Insieme al fratello Giuliano ricevette una profonda educazione umanistica e un'accurata preparazione politica, entrambe seguite attentamente dal nonno Cosimo e dai genitori, in particolare dalla madre Lucrezia, con la quale aveva un rapporto molto saldo e dalla quale ereditò una grande passione per l'umanesimo e le arti. Fra i suoi educatori vi furono anche umanisti e filosofi, tra cui Gentile De Becchi, Marsilio Ficino, Cristoforo Landino e Giovanni Agiropulo. Nonostante la giovane età, il nonno Cosimo aveva molta stima di lui e si affezionò in modo particolare al nipote, col quale era solito conversare e discutere. Lorenzo era ancora un adolescente quando nel 1463 lo zio Giovanni morì. Il fratello Piero era di salute cagionevole, soffriva di gotta, da cui il soprannome Piero il Gottoso. Proprio per questo motivo, Cosimo aveva designato Giovanni come suo successore. Con la sua morte, però, l'anziano Cosimo fu costretto ad affidare tutto al primo figlio e cadde in uno stato di malinconia continuamente assillato dal problema della successione. Fu così che pensò di riporre le proprie speranze nei figli di Piero, i nipoti Lorenzo e Giuliano, che sarebbero potuti divenire aiutanti e successori del padre malato. Prima di morire, Cosimo raccomandò a Piero di non trascurare l'educazione dei due ragazzi e di trattarli come se fossero uomini, nonostante la loro giovane età. Alla sua morte, Piero ottenne il potere. Prima di fargli fare il suo ingresso nella vita politica cittadina, pensò di affidare a Lorenzo alcune missioni diplomatiche. Così il giovane iniziò a farsi esperienza nel mondo politico, svolgendo alcuni incarichi diplomatici in città come Milano, Roma, Genova, Napoli e Palermo. Avrebbe così potuto acquisire una panoramica generale della situazione politica italiana prima di rientrare a Firenze. Ma la situazione interna dello Stato non permetteva di stare tranquilli. Il partito antimediceo, infatti, si risvegliò a seguito della morte di Francesco Sforza, duca di Milano, alleato dei Medici, e della politica finanziaria di Piero, che non andava loro a genio. Il ricco Luca Pitti, dopo essersi alleato con altri esponenti del partito antimediceo, fra i quali il noto Dio ti salvi Neroni, organizzò una congiura, un colpo di stato che prevedeva l'assassinio di Piero. Ma il piano non ebbe l'esito sperato, perché Piero venne a conoscenza del piano e con l'aiuto di 2000 soldati milanesi inviati dal nuovo duca Galeazzo Maria Sforza, riuscì a ripristinare la sua autorità. Lorenzo, in questa occasione, sostenne attivamente il padre, gestì bene la situazione e contribuì a salvargli la vita. Piero de' Medici provvide a presentare Lorenzo, che era il figlio maggiore, come suo legittimo successore alla guida della famiglia, insieme al fratello Giuliano, con lo scopo di rafforzare ulteriormente la posizione della famiglia Medici. E la situazione migliorò quando fu messo in atto il progetto di matrimonio tra Lorenzo e la giovane Clarice Orsini, appartenente a una nobile famiglia romana, che Lucrezia Tornabuoni esaminò e scelse durante un suo soggiorno a Roma, inviando a Piero un resoconto assai dettagliato. Il progetto matrimoniale sarebbe stato conveniente per entrambe le famiglie.
Gli Orsini si sarebbero imparentati con la famiglia più ricca d'Europa e i Medici, grazie all'unione con una famiglia aristocratica, puntavano a entrare nella cerchia patrizia pontificia per assumere un carattere più cosmopolita. L'unione venne celebrata per procura a Roma il 10 dicembre 1468 e le nozze effettive ebbero luogo il 4 giugno del 1469 con rito religioso a Firenze, seguite da grandi festeggiamenti. I due erano molto diversi. Lorenzo era gaudente, intriso di cultura neoplatonica e amante della vita. Aveva portato avanti fino a quel momento una sorta di relazione con la giovane Lucrezia Donati, alla quale dedicò molti sonetti. Il loro era un probabile amore platonico, assai intenso a quel tempo, ed è fortemente in dubbio che si sia spinto oltre il sentimento platonico. Clarice, invece, era di educazione rigida e austera, profondamente religiosa e poco edotta di letteratura e cultura umanistica. Ciò nonostante, la corrispondenza fra i due mostrava toni di affetto e rispetto reciproco, e vi è motivo di credere che negli anni sia nato tra loro un sentimento sincero, anche se molti storici affermano il contrario, e sulla vita privata di questa coppia esistono opinioni discordanti, forse perché ci sono altre lettere scritte da Lorenzo che appaiono piuttosto fredde. Oltretutto, sembra che lui alla moglie non abbia mai dedicato alcun componimento poetico. Lorenzo, comunque, adempì ai suoi doveri coniugali e nell'arco dei primi 10 anni di matrimonio la coppia concepì 10 figli. Lucrezia, 2 gemelli senza nome, morti in fasce, Piero, noto poi come Piero il Fatuo, Maddalena, contessina Beatrice, morta in fasce anche lei, Giovanni, futuro Papa Leone X, Luisa, contessina, e Giuliano. Alla morte del padre, l'appena ventenne Lorenzo assunse quindi il potere su Firenze, affiancato dal fratello Giuliano. La madre Lucrezia gli fece da consigliere ed ebbe un ruolo importante. Così come il padre e il nonno, Lorenzo non accettò ufficialmente il potere, volendo essere considerato un semplice cittadino, ma di fatto accentrò nelle proprie mani il potere della città. Attraverso un'abile trama di relazioni politiche, si assicurò l'appoggio delle più potenti famiglie fiorentine, ridimensionò il potere delle istituzioni e consolidò il proprio controllo sulla città. Lorenzo e il fratello Giuliano non si erano neppure abituati all'idea di governare, che i vecchi nemici del padre Piero fecero sentire ancora la loro voce. Infatti, Diotisalvi Neroni e gli altri fuoriusciti, credendo di approfittare dell'inesperienza dei 2 giovani fratelli, complottarono con Borso d'Este per abbattere definitivamente i Medici e istigarono i pratesi alla rivolta contro Firenze. Ma Lorenzo agì in tempo, delle truppe furono mandate a riprendere Prato e la ribellione fu spenta. Nel 1472 Lorenzo decise di muovere una guerra contro Volterra. Il suo obiettivo era quello di acquisire le ricche risorse di allume appena scoperte e di rafforzare il prestigio interno ed esterno dello Stato, sottomettendo un'importante città toscana. La guerra fu repentina e terminò in quello stesso anno con il sacco della città da parte delle truppe guidate da Federico de Montefeltro. Nonostante i successi in politica estera, il rafforzamento interno e la politica di magnificenza condotta da Lorenzo, il potere della famiglia Medici era ancora oggetto d'attriti da parte di alcuni fiorentini. Fino ad allora i rapporti con il papato erano stati buoni, ma presto finirono col guastarsi. La scintilla che scatenò il conflitto fu l'intenzione di Papa Sisto IV, a favore dei suoi nipoti, di estendere il suo potere in Romagna, un'area cruciale per il controllo delle rotte commerciali verso nord. Voleva occupare le piazzaforti di Imola, Faenza e Città di Castello, tutti centri assai vicini ai confini della Repubblica Fiorentina. Lorenzo, che era il principale banchiere del Vaticano, decise di negare al Papa alcuni prestiti per acquistare la città di Imola dalla famiglia Sforza di Milano, in nome della Lega Italica del 1454, ovvero un'alleanza fra la Repubblica di Venezia, Firenze e Milano, stipulata qualche mese dopo la Pace di Lodi. Il rifiuto di Lorenzo provocò un inasprimento dei rapporti diplomatici fra Firenze e lo Stato della Chiesa. Istigato dal nipote Girolamo Riario, Papa Sisto IV cominciò a tessere una ragnatela di intrighi contro i Medici. Furono stabiliti dei contatti con i principali esponenti del fronte antimediceo interno a Firenze, fra i quali spiccava l'antica e ricchissima famiglia dei Pazzi.
che aveva concesso a Papa Sisto IV il prestito che Lorenzo gli aveva negato, andando contro le sue direttive, poiché Lorenzo aveva chiesto a tutti i banchieri fiorentini di non farlo. Eppure, nell'agosto del 1459, la sorella di Lorenzo, Bianca de' Medici, aveva sposato Guglielmo de' Pazzi, suggellando un'alleanza fra le due famiglie. Probabilmente il motivo principale dell'astio dei Pazzi nei confronti dei Medici fu dovuto alla legge retroattiva che Lorenzo fece promulgare nel 1477, dopo la morte del ricco Giovanni Borromei, a causa della quale le figlie femmine vennero private dell'eredità. La figlia, Beatrice Borromei, era moglie di Giovanni de' Pazzi e così facendo Lorenzo ostacolò la crescita del patrimonio della famiglia Pazzi. Dopo la morte del duca Galeazzo Maria Sforza, i Medici subirono un temporaneo indebolimento, senza l'appoggio di Milano e degli aiuti militari che li avevano in precedenza sostenuti. Fu così che i nemici di Lorenzo approfittarono della situazione per organizzare silenziosamente una congiura contro lui e il fratello Giuliano, alla quale, con il sostegno di Sisto IV, presero parte i principali animatori del complotto, Jacopo de' Pazzi e il nipote Francesco de' Pazzi, di a seguire Girolamo Riario, l'arcivescovo di Pisa Francesco Salviati e altri oppositori nemici dei Medici. Un primo tentativo avvenne il 25 aprile 1478, quando Jacopo de' Pazzi pensò di avvelenare le pietanze riservate a Lorenzo e Giuliano in occasione di un banchetto, ma il tentativo non ebbe l'esito sperato poiché Giuliano non si presentò al banchetto a causa di un malore e così agirono in modo diverso. Il giorno successivo, il 26 aprile 1478, i due fratelli parteciparono alla messa domenicale nella cattedrale di Santa Maria del Fiore, ma al momento dell'elevazione dell'ostia consacrata furono aggrediti. Giuliano morì, colpito a morte dai sicari Bernardo Bandini Baroncelli e Francesco de' Pazzi, mentre Lorenzo fu ferito in modo lieve dal sacerdote Antonio Maffei e da Stefano da Bagnone, ma si salvò riparandosi in sagrestia, aiutato da alcuni amici, tra cui Francesco Nori, che è passato alla storia per aver salvato la vita di Lorenzo, interponendosi col suo corpo, fece da scudo al pugnale di Bernardo Bandini, morendo trafitto. Il popolo, venuto presto a conoscenza dell'attentato, si scagliò contro i congiurati e si sollevò in favore di Lorenzo. La vendetta contro i Pazzi e i loro alleati fu terribile. Infatti Lorenzo procedette a una serie di esecuzioni in Piazza della Signoria, a cominciare da Jacopo e Francesco de' Pazzi, catturati mentre tentavano la fuga da Firenze. Anche altri membri della famiglia Pazzi furono esiliati, nonostante fossero estranei ai fatti, fra i quali Guglielmo de' Pazzi, marito di Bianca de' Medici, e lei decise di seguirlo in esilio. Giuliano fu sepolto nella Basilica di San Lorenzo, con una cerimonia pubblica a cui prese parte tutta la gioventù fiorentina, che per l'occasione vestì il lutto. Questa perdita segnò per sempre il carattere e le decisioni di Lorenzo. In seguito si seppe che Giuliano aveva avuto un figlio illegittimo, Giulio, che Lorenzo prese con sé, fornendogli un'ottima educazione e facendogli svolgere la carriera ecclesiastica, avviando i suoi passi sul cammino che lo avrebbe portato all'ascesa al papato, col nome di Papa Clemente VII. Sisto IV, sdegnato dal trattamento riservato ai congiurati e soprattutto dall'impiccagione dell'arcivescovo Salviati, emanò una bolla di scomunica contro Lorenzo, chiuse e arrestò i membri del Banco Mediceo Romano e iniziò una guerra aperta contro di lui. Si alleò con Ferdinando I di Napoli, con Siena, Lucca e Urbino. Lorenzo, invece, sostenuto dai cittadini e dal clero toscano, si accinse alla preparazione della difesa militare, con l'appoggio di Venezia e Milano. Ma dopo mesi di lotte estenuanti, la coalizione antifiorentina, dopo un lungo assedio, prese Colle Valdelsa. Lorenzo, su consiglio di Ludovico il Moro e col consenso della Signoria, lasciò di nascosto Firenze e coraggiosamente si recò a Napoli, con lo scopo di trattare col re Ferdinando. E grazie alla sua diplomazia riuscì a convincerlo a staccarsi dalla Lega nemica, ritirando le sue truppe dalla Toscana. Al rientro in patria, avvenuto il 13 marzo 1480, Lorenzo fu salutato dai fiorentini come salvatore della patria. Mentre Sisto IV non ebbe altra scelta che offrire la pace, e il 3 dicembre del 1480 sciolse Lorenzo dalla scomunica. L'abilità diplomatica di Lorenzo
fu riconosciuta da tutti i signori della penisola. Lui la utilizzò per mantenere un clima di pace generale e i vari sovrani d'Europa lo consideravano al pari di un monarca più che un semplice cittadino. Lorenzo legò il suo nome al periodo di massimo splendore del Rinascimento fiorentino. La promozione delle arti a Firenze fu una politica di potenza e di splendore che accrebbe l'importanza della città toscana. Grazie alle virtù messe in mostra col suo operato verso lo Stato, si guadagnò l'appellativo di Lorenzo il Magnifico. Si circondò di un ambiente dai connotati colti, eleganti e ricercati. Molti erano i letterati, i filosofi, gli artisti e i poeti che frequentavano la sua casa e le varie ville medice. Lorenzo diede forza e vigore all'Accademia Neoplatonica di Careggi, già fondata nel 1462 per volere di Cosimo il Vecchio, e furono assai stretti i rapporti d'amicizia di Lorenzo con i dotti e gli umanisti che frequentavano la sua cerchia, come Cristoforo Landino, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola e Agnolo Poliziano. La passione per la scrittura accompagnò Lorenzo per tutta la vita e la sua vasta produzione letteraria era una delle più importanti. Si distinse nella costruzione di numerose opere civili, volte a guadagnarsi il sostegno collettivo. Continuò fino alla fine della sua vita a interessarsi dei progetti urbanistici e artistici volti a ornare Firenze. Patrocinò la ristrutturazione del quartiere intorno al Battistero di San Giovanni e offrì contributi al restauro di chiese, in particolare il bando per ornare la facciata di Santa Maria del Fiore, che poi non andò a buon fine. Tra le più importanti realizzazioni architettoniche volute da lui ci fu la Villa di Poggio, a Caiano, commissionata a Giuliano da Sangallo. A Firenze nessuna impresa pubblica veniva avviata senza l'approvazione o la supervisione del Magnifico. Entrò in contatto con i maggiori artisti del tempo, come Leonardo da Vinci e Sandro Botticelli. Lorenzo promosse anche la nascita delle future generazioni di artisti fiorentini, fondando nel Giardino di San Marco la prima accademia d'arte che la storia ricordi, dove furono accolti i più promettenti artisti che fuoriuscivano dalle botteghe del Verrocchio e del Ghirlandaio, che a quel tempo, insieme a quella dei fratelli del Pollaiolo, Antonio e Piero, erano quelle più prestigiose. Tra questi artisti c'era anche un giovanissimo Michelangelo Buonarroti, che frequentò il giardino dal 1489 al 1492 e per le sue doti innate si conquistò l'ammirazione di Lorenzo. Lorenzo inviò i migliori artisti fiorentini presso importanti corti italiane, spesso accompagnati dalle sue lettere di presentazione. Per esempio, nel 1481 mandò Leonardo presso gli Sforza a Milano da Ludovico il Moro, dove diede dimostrazione del suo genio e dipinse prima la Vergine delle Rocce e poi l'Ultima Cena. Sandro Botticelli, che fu forse l'artista maggiormente legato alla corte medicea e al suo ideale di armonia e bellezza, fu inviato a Roma da Lorenzo per riappacificarsi col Papa, insieme a Domenico del Ghirlandaio e Piero Perugino, per decorare la nuova cappella pontificia, la Cappella Sistina, fondata proprio da Sisto IV, da cui prese il nome, che in seguito sarebbe stata affrescata da Michelangelo. Lorenzo si faceva promotore di artisti fiorentini che fossero all'altezza di portare il nome di Firenze in tutta Italia, con lo scopo di accrescere il prestigio della sua posizione politica e della città. Parte importante della Firenze laurenziana ebbero le feste pubbliche. Andrea del Verrocchio e altri artisti realizzarono spesso apparati e stendardi per giochi cavallereschi che si tenevano nelle strade e nelle piazze della città. Nel 1482 morì la madre, Lucrezia Tornabuoni, e nel 1488 morì la moglie, Clarice. Il vecchio Sisto IV morì il 12 agosto 1484. Col nuovo pontefice, Innocenzo VIII, i medici si legarono ancora di più al papato, grazie alla benevolenza che il Santo Padre nutriva per il Magnifico. Così, approfittando dei rapporti cordiali col Papa, Lorenzo riuscì a ottenere che il figlio Giovanni, il futuro Papa Leone X, ricevesse la berretta cardinalizia. In cambio avrebbe dato in sposa sua figlia Maddalena al figlio legittimato del Papa, Franceschetto Cibo. Nel marzo del 1487, sempre nell'ottica di questa politica filo-romana, Lorenzo fece sposare il primogenito Piero con una parente della moglie Clarice, Alfonsina Orsini. Lorenzo concentrò ulteriormente il potere nelle sue mani, istituendo il Consiglio dei 70,
un'assemblea posta sotto il suo controllo, costituita da persone di provata fedeltà ai medici, con poteri superiori a tutte le altre magistrature, per discutere sia di affari amministrativi che di guerra. Strinse più saldamente il controllo dei territori toscani, anche dove non arrivava il dominio di Firenze, e in seguito provvide a restringere ulteriormente il Consiglio dei 70, fino a 17 membri. Sotto il governo di Lorenzo, la città di Pisa, conquistata dai fiorentini nel 1406, manifestò i primi segni di rinascita dopo un lungo periodo di stagnazione e di crisi. La gestione del banco di famiglia, invece, non fu altrettanto efficace. Nelle sue considerevoli spese, Lorenzo mescolò spesso le finanze private con quelle pubbliche, estraendo fondi dalle casse dello Stato per colmare vuoti che si erano creati all'interno del banco di famiglia. E questo creò problemi. Gli ultimi anni di Lorenzo furono contrassegnati sì dalla stima e dalla gloria politica, ma anche dalla severa censura morale che a Firenze si stava diffondendo a causa del frate domenicano Girolamo Savonarola. Contrario a ogni lusso che riteneva fonte di depravazione, Girolamo Savonarola richiamava folle sempre più ampie con le sue prediche che annunciavano eventi apocalittici e invitavano a recuperare fede e rigore. Già dalla seconda metà degli anni Ottanta del 400, la salute di Lorenzo cominciò lentamente a declinare a causa della gotta, ereditata dalla famiglia Medici, nonostante la sua non fosse una forma grave della malattia come quella del padre. E nella primavera del 1492 Lorenzo ebbe il tracollo definitivo. A causare un rapido peggioramento fisico fu la gangrena causata da un'ulcera che i dottori avevano sottovalutato. Fu trasportato alla villa di Careggi e, dopo aver cercato di avvertire suo figlio ed erede Piero sulle misure da prendere per la gestione della politica di Firenze, Lorenzo il Magnifico si spense all'età di 43 anni nella notte dell'8 aprile 1492, circondato dai suoi amici più cari, tra i quali Pico della Mirandola e il Poliziano. 3 giorni prima che morisse, un fulmine colpì la palla dorata sulla cupola del Duomo e l'evento parve presagio di sventura, come se volesse annunciare la fine di Lorenzo. La scomparsa di Lorenzo lasciò i fiorentini in uno stato di sgomento e in parte di dolore. Il 9 aprile la salma del Magnifico fu portata nel convento di San Marco per il rito funebre e poi deposta nella sagrestia vecchia della Basilica di San Lorenzo. Solo decenni più tardi le spoglie sue e del fratello Giuliano furono spostate nella sagrestia nuova, in un sarcofago preparato da Michelangelo. Dopo la sua morte, Caterina Sforza disse: «Natura non produrrà mai più un simile uomo».